parlando di lui. Ma certo. Assolutamente, ma stiamo parlando di lui. Guarda, guarda. Ma lo so di chi parliamo. Femmina, sei tua più bella femmina. Ti voglio bene, t'odio. Oibo. Non te posso scordare. Grazie, grazie. Massimo. Ragazzi, ragazzi. Ma siete stancati. Siete stancati. Ilva, come stai? Massimo, maestro, sei commosso. La genialità napoletana, sei... Massimo. Ma è impressionante. Caro Massimo. È impressionante. Vabbè, caro... ragazzi. Caro Massimo. Non mi posso alzare in piedi, se no vabbè, ma è come se... Ecco, ma faccio così. Esatto. Hai visto che meraviglia. Comunque, signori, un successo che neanche noi ci aspettavamo. Tutti i più importanti quotidiani, tutti i blog hanno parlato di lui. Guardiamo, abbiamo qualche articolo in grafica. Abbiamo quell'articolo che news.it, io Totò del Terzo Millennio lo reggo qui perché là è troppo lontano. Io uguale, perché siamo ceccate. Napoli, Corriere della Sera, insomma tutti hanno parlato. Totò è ancora vivo, il video spiazza i fan, non crederete ai vostri occhi. Totò in TV sembra il clone del vero Totò, fanpage.it, il socio di Totò, emoziona. Chissà però se oggi è tornato da noi. Assolutamente sì, perché lo vedo anch'io, è vero, eccolo lì, chissà se è tornato da noi, vediamo. Ma incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti, prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavama fosse che moro per te. Perdonami. Grazie, ragazzi. Ragazze, ragazze. Ma io vi ringrazio del vostro invito, voi siete bellissime e vorrei dire con un termine francese, voi siete tre jolie, anzi, ma che dico, quattro jolie. Grazie. Quattro. Guardi, un successo incredibile, Totò. Grazie, grazie. Io però ancora mi emoziona stare accanto a lei. Io voglio ringraziare tutto il pubblico a casa, certo. I giornalisti, i critici. Mi hanno riempito il camerino di ogni bene, mi hanno riempito il camerino di fiori, lettere d'amore, prosciutti, salsicce, caciocavalli e persino lo scaldabagno. Ecco, questo è sintomo di successo, quando partono i prosciutti, i salumi e gli scaldabagni. E per l'occasione io mi sono preparato un piccolo discorso, se volete. Certo. Cioè, ci mancherebbe, prego. Tutti quanti a casa. Certo. Questa è casa vostra. Grazie, la ringrazio, molto gentile. Italiani! Concittadini amatissimi, in cambio del commovente affetto che qui mi dimostrate, io vi prometto che al mio ritorno a Napoli farò costruire per voi e per l'incremento di questo nobile paese un bellissimo manicomio. E il direttore ne sarà mio nipote Cicillo, che sta a Napoli. Beh, fantastico. Guardi, principe, io le devo... Napoli, la mia gente, che io adoro. Tornerò a Napoli, aspettatemi. Anche noi vogliamo venire. Andiamo tutti insieme a Napoli. Principe, ci porti con lei. Ma certo, vi porto con me, ragazze, vi porto con me. E adesso proseguiamo lo spettacolo. Va bene? Sì, certo. Dove va lei? Adesso mi ritiro in camerino a controllare lo scaldabagno. E poi mi vado a coricare. Paola, senza coricare. Senza coricare, mi piace questa cosa che lui va a coricarsi. Una cosa d'altri tempi. Sì. Grazie, principe. Grazie a te. Principe. Miss, mia cara Miss. Non vuoi fare se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che hai moro per te. Hai visto Paola? Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Sei capito?